Molto più complessa è la seconda questione problematica, perché la stessa evidentemente verte sui rapporti esistenti tra colui che ha reso falsa testimonianza nella forma della reticenza e il soggetto in favore del quale costui ha reso la falsa testimonianza. Cosa vi dice la traccia? Che Caia, pur non essendo sposata con Tizio, è sua convivente da circa 10 anni. Di cui il dubbio se la falsa testimonianza di Tizio possa essere effettivamente scriminata. Vedete, la questione è molto interessante. Se vi ponete voi nella situazione di Tizio, io dubito che qualcuno di voi affermerebbe il vero, laddove dalla sua affermazione deriverebbe la condanna di un figlio, la condanna di un marito o la condanna della moglie. È normale che in questa ipotesi un soggetto rinunci a dire la verità pur di tutelare che cosa? La libertà personale, perché qui parliamo di diritto penale, o comunque l'onore della persona a cui è legata. L'ordinamento si rende conto di questo paradosso, si rende conto del fatto che una persona rischia di trovarsi sostanzialmente presa tra due fuochi. Da un lato la necessità di rispettare la legge, dall'altro la necessità di salvaguardare l'interesse dei propri cari. Quindi un soggetto si trova dinanzi ad una scelta inesigibile. Da un lato dovrebbe violare la legge e salvaguardare i propri cari, dall'altro lato dovrebbe invece violare la legge e far salvi i propri cari. È il cosiddetto paradosso Sofocleo di Antigone. Se avete mai letto l'Antigone, la grandiosa tragedia di Sofocle, accade proprio questo. Cioè Antigone si ritrova tra due fuochi. Da un lato l'obbligo di obbedire alla legge, il decreto emesso dal re del paese nel quale è ambientata la vicenda, dall'altro evidentemente l'obbligo di salvaguardare l'onore del fratello. La storia è presto detta molto semplice. Antigone è la sorella di Polinice. Polinice che è morto tentando di assediare Tebe, non ricordavo quale fosse la città. Polinice viene sconfitto e il re di Tebe, Creonte, ordina che questi non debba avere sepoltura. Cosa gravissima per i greci, l'idea di lasciare un cadavere esposto alle intemperie, agli animali, eccetera. E quindi Antigone si trova colta tra due fuochi. Da un lato dovrebbe obbedire al decreto del re e non dare sepoltura al fratello. Quindi da un lato l'obbligo di obbedire alla legge, dall'altro lato la necessità di dare sepoltura al fratello. Ripeto, non dare sepoltura a un morto per i greci era gravissimo. Alla fine lei sceglie chiaramente il fratello, viene condannato a morte, eccetera, eccetera. Questo perché vi deve far riflettere? Perché il paradosso Sofocleo è un paradosso che il legislatore ben conosce e sa che quando un soggetto si trova a dover rendere una testimonianza dalla quale potrebbe derivare l'incriminazione penale per una persona a lui cara, è quasi normale che non vada a dichiarare il vero. È quasi normale che non vada a dichiarare un qualcosa che comporti effettivamente la condanna della persona a sé cara. Tra la scelta, tra il rispetto della legge e la salvaguardia delle persone care, si tende sempre comunque a salvaguardare le persone care. Almeno secondo l'id quod plerunque accidit, ciò che accade nella maggioranza dei casi. È molto raro immaginare un padre che pur di rendere una testimonianza non falsa faccia andare in carcere il figlio, sostanzialmente. Consapevole di tale inesigibilità, il legislatore ha introdotto l'articolo 384 del codice penale, legislatore del 30, nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, bla 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 bla, c'è anche il nostro, c'è anche la falsa testimonianza, c'è anche il 372, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un proprio congiunto
da un grave, grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. E quindi se io vengo chiamato in qualità di testimone e devo rendere una deposizione che potrebbe comportare la perdita della libertà o dell'onore per un prossimo congiunto, laddove io renda una falsa testimonianza, non sarò incriminabile per questa falsa testimonianza. È una causa di non punibilità di carattere soggettivo. Ovviamente la norma dice salvare se medesimo o salvare i propri prossimi congiunti da un documento alla libertà e all'onore. C'è da capire chi sono questi prossimi congiunti e c'è da capire se Caia, che è convivente da 10 anni con Tizio, rientri o meno nella nozione di prossimo congiunto. Il codice penale, come sempre, ci dà delle definizioni, perché è fondato sul principio di tassatività dell'incriminazione penale. E quindi l'articolo 307 al comma 4 ci dice chi sono i prossimi congiunti. Agli effetti della legge penale si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, cioè i genitori, i discendenti, cioè i figli, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un elenco tassativo che sostanzialmente tiene conto e dei rapporti familiari e anche delle unioni civili. Unioni civili sono delle forme di famiglia, tra virgolette, famiglia non di fatto, ma una famiglia che ottiene un riconoscimento legale, ma diverse, sono delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. È l'equivalente, pur con alcune differenze che non possiamo avere oggi, del matrimonio eterosessuale in Italia. In Italia non c'è una piena equiparazione tra matrimonio etero ed omosessuale, ma esistono le unioni civili. La peculiarità della nostra traccia qual era? Che Caia non è una congiunta di Tizio, né ha concluso con lui un'unione civile. L'unione civile è solo tra persone dello stesso sesso. Caia è una convivente more uxorio, è una persona che ha dato vita ad una famiglia di fatto, una convivenza con Tizio, ma non è legata a lui ad alcun legame di tipo giuridico. La questione problematica verte sulla possibilità di applicare analogicamente l'articolo 384 anche ai conviventi di fatto, purché la convivenza sia una convivenza stabile.